Parliamo di aziende, andiamo subito a Piombino perché oggi c'era il comizio di Beppe Grillo fatto davanti ai cancelli della Lucchini e lì per noi la vedete c'è Ida Molaro. Allora Ida, com'è andata? È andata velocemente perché il comizio è durato soltanto 11 minuti, poi sul palco ci sono stati tantissimi attivisti del Movimento 5 Stelle, ma Beppe Grillo in quegli 11 minuti ha parlato di tante cose, ha parlato del futuro di questa acciaieria che rischia di chiudere con 2200 operai, ha parlato d'Europa, ha detto ci sono 2 miliardi di euro che potrebbero essere destinati alle aziende in difficoltà, ma la Merkel e il Nord Europa ci impediscono di usarli, poi ha parlato della politica italiana, ma sentiamo nel servizio che segue i passaggi salienti di questo intervento. La battaglia che facciamo è questa, o noi o loro. Il comizio di Beppe Grillo è appena terminato, ma la gente è ancora qui perché quello che è molto sentito a Piombino è il dramma della Lucchini, questa acciaieria che rischia di chiudere con i suoi 2200 operai che non sanno se avranno ancora un lavoro, che cosa dovranno fare per il futuro. Piombino è una città sfortunata. Allora, fate una cosa, togliete un po' le bandiere, togliete un po' giù, perché siamo veramente venuti a celebrare un funerale. L'attacco più duro però è alla vecchia politica. Renzi va napoletano, Lebettino di Firenze va napoletano e di nuovo si farà di nuovo napoletano, richiamerà Berlusconi perché ha capito che sta scomparendo e mentre davano 7 miliardi di mezzo alle banche private, in Parlamento, la sinistra e SEL cantavano l'inno dei partigiani, oh bella ciao! Mi piaceva come comico, lo voglio sentire anche come politico. Se ci saranno dei licenziati, e ci saranno, per la strada, li assumeranno i sindacati in nero, come i loro bilanci. Signori, intanto vinciamo noi! Grazie! Se Grillo ha parlato per 11 minuti, invece l'incontro tra il Presidente della Repubblica Napolitano Renzi è durato oltre